Leggeremo dal versetto 43 al 45. Matteo 12, da 43 a 45. Vorrei che tutti lo prendano nella loro Bibbia. Ora, quando lo spirito immondo è uscito da un uomo, vaga per luoghi aridi, cercando riposo e non lo trova. Allora disse, ritornerò nella mia casa da dove sono uscito. Ma quando giunge, la trova vuota, spassata e addolorata. Va allora e prende con sé altri sette spiriti peggiori di lui, i quali entrano e li prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima, così avverrà anche in questa generazione malvagia. Vero? Siamo nella generazione malvagia? Accomodatevi. Inizierò la mia soggetto questa mattina, non ho dimenticato Matteo 24, ma voglio toccare un piccolo punto questa mattina che penso che ti aiuterà a andare avanti. Ma voglio iniziare la mia predicazione questa mattina raccontando qualcosa che mia moglie mi raccontava in macchina mentre venivamo. Conoscete il pastore che si chiama John Smith, l'avete letto sicuramente negli opuscoli, è il fondatore sicuramente della Chiesa Battista. Hanno raccontato che sul letto, quando doveva morire, ha chiamato la sua figlia e ha detto a sua figlia, l'unica eredità che ho da lasciare è questa, rimanete fedele alla parola. Amen. E siate in te, seguite la mia via. Amen. E sua figlia gli ha detto, no papà, io questa tua posizione non la condivido, perché tu non ci hai lasciato un conto in banca, tutti i tuoi amici hanno lasciato soldi per i loro figli in conto in banca, ma tu non ci hai lasciato niente. La casa dove stai per morire non è anche nostra, è in affitto e stai per morire, e tu mi dici di essere come te? No papà, io non sarò come te. E il papà è morto. Anni passati la figlia è andata a cercare lavoro, lo sto raccontando ben fatto, fratello. Amen. La figlia è andata a cercare lavoro. E quando è arrivato nella ditta dove doveva trovare lavoro, ha presentato il curriculum. E il direttore, il presidente della ditta, ha detto, Smith, ma di che Smith stai parlando? Ha detto, il mio papà, sì, ma non è più di quella terra. Ma di quale Smith stai parlando? John Smith, il predicatore. Ha detto, sei figlio di questo uomo? Vieni qua, sei assunto. Perché l'integrità di tuo papà... Vedete? Il suo papà non gli ha lasciato niente, ma l'ha lasciato l'integrità. E questo uomo ha detto, se io sono quello che sono oggi, è che tuo papà un giorno predicava e ha detto qualcosa che ha colpito la mia vita. E sono diventato quello che sono. Dunque l'unica eredità vera è la parola. Amen. E William Branham disse, e io lo dico ai giovani che sono qui, anche io stesso comprendo, fratello Roberto, credo che è, fratello Bartimeo, l'unica cosa che conta è la parola di Dio. Amen. L'unica cosa che conta è la parola di Amen. Dio. I cieli e la terra passeranno, ma la parola rimarrà. Amen. Non ha fatto un colloquio di lavoro, ma in nome di suo padre gli ha dato un posto di lavoro. Amen. Ma non è grande questo? Amen. William Branham dice, dopo tutto quello che ho vissuto a casa mia, io credo che i miei figli non lasceranno la parola. Amen. Credete voi in queste cose qua? Amen. Qua ci sono dei padri, qua ci sono delle madri. Io vi prego, fratelli, io vi prego, sorelle, lasciate una buona testimonianza a vostri figli. Amen. Che domani i vostri figli diranno, il mio papà è passato per questa via. Non vogliamo essere membri di chiesa. No, no. No, no.
ma vogliamo essere portatori della verità della parola di Dio. Amen. La parola fatta carne. William Branham dice: la parola fatta carne è la luce dell'epoca. Amen. Non rimanete vuoti. Amen. Perché il problema oggi è che molti sono rimasti vuoti. Ascoltate, fratello, lo facciamo parlare tutti. La Chiesa e la sua condizione. La Chiesa e la sua condizione, 21, paragrafo 21. Ora, stamane, voglio parlarvi in parabola, in un modo tale che perfino, scusatemi, che perfino la persona meno di chiesa, in un'altra traduzione hanno detto la persona meno religiosa, che perfino la persona meno religiosa o di chiesa qui dentro sarebbe in grado di capire. Ora noi siamo venuti in chiesa per migliorare noi stessi, noi non veniamo per diventare persona peggiore, no fratello. Amen. No, il problema dice: ora noi siamo venuti in chiesa per migliorare noi stessi. Questo non lo potete togliere, sono degli opuscoli. Amen. Siamo venuti per fare di noi stessi persone migliori. Cristiani migliori, cittadini migliori, padri migliori, madri migliori, vicini migliori. C'è lo Stato a delle persone migliori che la polizia non serve più. Ok. Noi siamo venuti perché Cristo ci ha detto che se venissimo, chiedessimo qualsiasi cosa nel suo nome, dove siamo riuniti insieme, non meno di due o tre, egli sarebbe con noi e lo esaudirebbe per noi. Perciò, cos'altro ci sarebbe? Ci sarebbe di meglio per noi oggi di sapere che siamo in chiesa per migliorarci. Amen. William Branham dice: non rimanete vuoti, so perché l'ho messo. Perché tu vedi delle persone che tu le porti qua, prima non mentivano, vengono in chiesa e diventano bugiardi. Perché? C'erano delle persone che non erano ipocriti, ma vengono in chiesa e diventano ipocriti. Perché? Perciò cos'altro ci sarebbe? Ci sarebbe di meglio per noi oggi di sapere che siamo in chiesa per migliorarci, per ampliare la nostra comprensione. Quanti direbbero: ecco, perché cosa sono qui? Vediamo. Io desidero una comprensione migliore. Veniamo qui per avere anche una comprensione migliore della parola di Dio. Non veniamo qui per diventare persone peggiori. E non possiamo avere una comprensione migliore a meno che ciò. E se noi avremo una comprensione di Dio, ciò deve venire da dove? Dalla parola di Dio. Poiché la parola è ciò che Dio ci ha dato per nutrire le nostre anime affamate. Che cosa Dio ci ha dato per nutrire le nostre anime? La parola di Dio. Seguite bene, sto arrivando a un punto. Abbiamo letto che se uno spirito va via, va, vero, ma ritorna a vedere se la casa è vuota o abitata. Non rimanete vuoti, perché se rimanete vuoti, lo spirito ritorna. Poiché la parola è ciò che Dio ci ha dato per nutrire le nostre anime affamate. Se qualcuno viene qua per mangiare la parola di Dio, deve trovare la parola di Dio. Amen. Dobbiamo fare in modo che un fratello, una sorella che esce abbia voglia di andare a investigare nella parola di Dio. Amen. Che sia d'accordo o no, lo dobbiamo spingere ad andare a investigare la parola. Corretto.
voglio dire qualcosa che sia contro anche quello che tu credi, che ti porta ad andare a investigare la parola. Amen. È questo perché Gesù ha detto ai farisei: investigate le scritture, poiché in essa credete di avere vita eterna. Se io dico qualcosa che tu non credi o che qualcuno non crede, spingerà la persona a vedere: ah, devo dimostrare a fratello Frank che non è così, e allora andare a spingere a investigare la scrittura. È quello che vogliamo fare. Amen. Affinché passate il tempo a leggere la parola di Dio. Amen. Poiché la parola è ciò che Dio ci ha dato per nutrire le nostre anime affamate. E se un bambino non è ben nutrito, se a casa non trova il pane per mangiare, va a finire sulla spazzatura, a cercare il pane nei contenitori. È così che finisce. Ok. Poiché la parola è ciò che Dio ci ha dato per nutrire le nostre anime affamate. E lo Spirito Santo è stato mandato per prendere la parola di Dio e nutrirsi per la parola. Lo capite, vedete? Noi, lo Spirito Santo è mandato da Dio per prendere la parola di Dio e darcela quando abbiamo bisogno. Ora, sono lieto che Dio abbia fatto una provvista così. Non lo siete voi che Egli ci avrebbe nutrito. Andiamo avanti a leggere il fratello Branham. Sempre nell'opuscolo, la Chiesa è la sua condizione. William Branham dice: perciò mantieni ora la tua mente su ciò, perché ho detto queste poche parole per coloro che sono malati e afflitti. Poiché stamane parlerò alla Chiesa e la condizione, poiché ritengo che quantunque la guarigione divina sia meravigliosa, credete voi la guarigione divina? Io la credo, fratello. È una cosa meravigliosa, ma anche se è meravigliosa, ma quando ero a Shreveport, su 11 giorni ho tenuto solo circa 3 servizi di guarigione, quando ero laggiù, 3 o forse 4 al massimo. È più essenziale predicare alle anime dei uomini che impiegare tanto tempo sulla guarigione divina. Perché quello che mi interessa a me questa mattina sono le anime. Ma che cosa c'è dentro? Non dovete rimanere vuoti. Corretto. Amen. Perché abbiamo notato che tanti fratelli sono vuoti. Tante sorelle sono rimaste vuote. E quando c'è la diagnosi, bisogna portare la medicina. Dite a me se siete d'accordo. Amen. È più essenziale predicare alle anime dei uomini che impiegare tanto tempo sulla guarigione divina. Perché Dio possa guarire le persone e che sono malate e bisognose. E intorno al mondo è stato confermato che Egli lo fa. La guarigione divina sappiamo che è vero. Ma quello che conta di più è la guarigione delle anime. La cosa principale è verso l'anima, che non morirà mai. Il corpo morirà, che tu lo vuoi o no, lo porteremo al cimitero. Se non lo portiamo al cimitero, la bomba atomica lo spassa via. Su questo non c'è dubbio. È chiaro? Ok. L'altra volta ho la foto di un pastore nel mio telefonino, che lo tengo perché ogni volta lo guardo. È un uomo che non ho mai ascoltato, ma l'ho apprezzato perché è un predicatore di questo messaggio, sincero, per quanto ne so io di lui. Sapete com'è morto? Lo tengo sempre la sua foto nel mio telefonino, lo guardo ogni tanto. È andato a pescare con dei fratelli. E a un certo momento è caduto nell'acqua, come si chiama l'affare per tirare il pesce su? La lenza. La lenza o con l'affare che ti... No, non l'amo. E lui è sceso nell'acqua per tirare sull'acqua, l'ha portato via. Quando l'hanno trovato è morto. Lasciato moglie e 5 figli. Dunque il tempo non ti appartiene. Vabbè. Il tempo non appartiene a nessuno.
William Branham dice che il corpo non milita il petto, nella casa la forbice lo tiene Dio. Quando un bambino nasce, chi è che taglia il cordone ombelicale? Il bambino stesso? Ah, ok. Dunque, per tornare a casa, solo Dio taglia il cordone ombelicale. Quando è che lo taglierà? Non lo so, ma bisogna essere sempre pronti. Amen. È morto quell'uomo. Amen. Hanno pianto. Quando ho sentito la notizia, sono rimasto in piedi. Ho detto, oh Dio, le tue vie sono quelle giuste. Amen. Questo dovrebbe portare ogni uomo a pensare, perché talvolta giochiamo troppo. William Branham dice: tu giovane ragazza che cammini con il petto fuori, o tu giovane uomo che cammini con il petto fuori, chissà che fra un minuto tu non cadrai là sulla strada. Tu lo sai che sai se domani ci vedremo. Ma l'unica cosa di cui io voglio essere sicuro, fratello Roberto, è che quando attraverseremo il fiume possiamo abbracciarsi di nuovo. Amen. Questa è la cosa più importante. Amen. E quell'uomo di colore diceva, fratello Cano, non voglio avere problemi quando arriverò al Giordano. Voglio avere il mio biglietto pronto, fratello. Amen. Qua non c'è, sono giovane, sono grande, sono vecchio. Quando passa la ruota della morte, Dio taglia e ti porta via. Dunque il biglietto deve essere pronto, fratello. La cosa principale però è verso l'anima, che non morirà mai. Il corpo morirà, l'anima però non morirà mai. E dobbiamo andare di pari passo e correttamente con Dio. Amen. Amen. Mi sembra che le persone hanno dimenticato. Vedete il mondo come cammina? L'epoca più malvagia che esiste. Leggevo una notizia. Una ragazza, il suo papà gli ha comprato il biglietto d'aereo, è andato in Inghilterra per studiare, è entrato nel treno, i ragazzi l'hanno preso, l'hanno fatto il bullismo, è entrato nel coma, è morto. Vedete il mondo malvagio? Un poliziotto che faceva la sua guardia, i ragazzi di 17 e 18 anni hanno preso delle tavole, hanno preso delle legne grosse, le hanno sbattuto sulla testa, è morto in un supermercato qui. Allora dove siamo? È un mondo malvagio. È un mondo talmente malvagio. Amen, corretto, fratello. Amen. Cominciate a prendere queste cose qua, le predichiamo per ravvivare, per risvegliare le vostre anime. Amen. Che cos'è lo Spirito Santo? Non rimanete vuoti. Lo toccheremo ora. Difficilmente per una riunione. Questa riunione deve essere una riunione un po' diversa da quelle che di solito abbiamo qui. Generalmente ogni volta che ci raduniamo qui è una riunione per la guarigione dei malati, per le necessità fisiche. E l'enfasi che viene data a questo. Ma stasera abbiamo iniziato questo risveglio per la guarigione dell'anima, lo spirito dell'uomo. Comunque, se il Signore vuole, domenica mattina, alla scuola domenicale, domenica mattina avremo la preghiera per i malati, che è una fila di guarigione per domenica mattina, se il Signore vuole. E queste serate della settimana siamo molto pressati a parlare delle cose eterne per l'anima. Questo è William Marion Brano. Che cos'è lo Spirito Santo? So perché lo sto leggendo, ci aiuterà. Sempre nello stesso posto, paragrafo 2. Ora, noi sappiamo che quando un corpo viene guarito, ci rende tutti felici, vero? Diremo: Dio ha guarito il nostro fratello, Dio ha guarito la nostra sorella, gloria, alleluia, Gesù ha risuscitato Lazzaro, Maria e Marta erano contenti, ma dove è Lazzaro? Nella tomba. È morto di nuovo.
Se la sua anima non è salvata, anche quella guarita? Ora noi sappiamo che quando un corpo viene guarito, ci rende tutti felici, perché sappiamo che questo dimostra in modo ben preciso che il nostro Dio guarisce i malati. Ma quella persona malata, se vivrà abbastanza a lungo, può darsi che si ammalerà di nuovo. Forse con la stessa malattia, tia di qui era stata guarita. William Branham ha guarito una sorella, ha pregato per una sorella che è stata guarita. Dopo ha avuto l'incontro, Branham è andato e l'ha pregato per lui di nuovo. E ciò non toglie la guarigione. Il dottore darà la medicina per la polmonite. E forse due giorni dopo, essi moriranno di polmonite, dopo che lui li ha dichiarati sani. Accade di nuovo. Ma quando quell'anima è guarita, allora hai in te vita eterna. Amen. E io credo, dice il fratello Branham, io credo che siamo così vicini alla venuta del Signore, è una predicazione di 59, del Signore Gesù, che ci è necessario fare tutto quello che assolutamente possiamo per portare ogni anima nel regno. E portare il regno alla gente, che possiamo essere guariti nei nostri spiriti. Credo che il corpo di Gesù sia il corpo più malato che io conosco, cioè il corpo spirituale di Cristo sulla terra è molto malato. Noi usciamo, predichiamo la parola a una sorella, a un uomo, a una donna, le portiamo qui. Le abbiamo detto che arrabbiarsi non è corretto. Le abbiamo detto che criticare non è giusto. Le abbiamo detto che mentire non è corretto. E quella persona magari non mentiva, magari non si arrabbiava, ma viene qua e diventa una persona che si arrabbia. Perché? Non sto parlando di qui, ma è così nel mondo cristiano. Pastore non l'ha detto. Una persona che non faceva, e alcune persone hanno detto, fratello, ma che cosa si inviti in chiesa a venire a fare? Perché le persone che vediamo lì dentro fanno peggio di quello che facciamo fuori. Se magari c'è una donna o un fratello che non commetteva l'adulterio prima, viene e comincia a commettere l'adulterio. Perché? C'è un problema. O William Branham dice, noi veniamo per essere migliori, migliore padre, migliore marito. Voi tutti conoscete la storia di quel uomo, che la moglie è una cristiana e lui non credeva. E tutti i suoi amici ridevano dei cristiani che passavano. E un giorno, come criticavano i cristiani, quel uomo ha detto ai suoi amici, io conosco una vera cristiana. Ha detto no, non esiste. Ha detto ce l'ho a casa, è mia moglie. Ha detto no, non è vero. Ha detto ok, venite con me. Vi dimostro che mia moglie è un vero cristiano, è una vera cristiana. E sono arrivati a casa di quell'uomo. Hanno bevuto la loro birra e il loro vino, hanno fatto tutto il casino nella casa. La donna è ritornata, ha visto tutto il disordine, non ha detto niente, ha cominciato a pulire tutto. Ha detto amore, fammi qualcosa da mangiare. La moglie gli ha detto che cosa vuoi che ti cucino? Fammi le uova. Ha preparato tutto, l'ha portato al marito, il marito prende il piatto, lo butta contro il muro. È questo che tu mi cucini da mangiare in questa casa? Ah no! Ha fatto tutto il casino. La donna non si è arrabbiata per dire se. Se fosse noi oggi, vedete che la sorella avrà già alzato la voce sul tuo marito. Che cosa ha fatto questa sorella? Ha preso il piatto, ha cominciato a pulire, ha cominciato a cantare. Gesù deve portare solo la sua croce, anche io devo portare la mia. E mentre puliva, gli amici di suo marito hanno detto, ah, è vero, tua moglie è una vera cristiana. E da lì quelle persone sono diventate credenti.
Una vita vissuta, una parola vissuta ha portato le persone a credere. Talvolta parliamo ma non viviamo. Quello che vogliamo è la gente che vive la parola di Dio. Come diceva fratello Levi, qualcuno gli ha detto che cosa fratello, di pregare, che cosa aveva risposto? Io non pregherò per te, ma ti insegnerò come l'ebreo cristiano. Sì. Io ti insegno a vivere, guarda la mia vita, come vivo io e fai così. Amen. Così è la cristianità. Qua parliamo troppo, ma non viviamo niente. Qualcuno viene qua e tu vieni qua, non, magari non sarai e diventa una persona che sarà. Perché? O qui ti raduniamo per dare il meglio, per avere il meglio. E Gesù ha detto, ascoltate fratello bravo, nelle sette epoche della Chiesa, pagina 360, William Branham dice, sto mettendo queste cose qua per toccare il passo che abbiamo letto. Io credo sinceramente che lo Spirito di Dio ti ha parlato, non solo ti ha insegnato le verità sulle epoche, bensì egli è stato fedele nel trattare con i cuori, affinché si possano rivolgersi a lui. Questa è la ragione di tutta la predicazione e dell'insegnamento. Poiché è nel predicare e nell'insegnare la parola che le pecore ascoltano la voce di Dio e la seguono. Amen. È nel predicare e nell'insegnare la parola. Ok. Branham dice, io non porto mai un messaggio alla gente perché si seguano me, o che si uniscano alla mia chiesa, o che iniziano qualche associazione o organizzazione. Io non ho mai fatto questo e non voglio fare neppure ora. Io non ho interesse in queste cose, ma ho interesse nelle cose di Dio e della gente. E se io riesco a realizzare semplicemente una cosa, allora sono soddisfatto. Branham voleva realizzare solo una cosa, non due, ma una. Una cosa solo Branham vuole realizzare. E che cos'è? Questa cosa è di vedere instaurata una vera relazione tra Dio e la sorella Demi, tra Dio e la sorella Paola, tra Dio e fratello Franklin. Non è così? Una relazione tra Dio e te. E quello era lo scopo di William Marion Branham. Il suo scopo non è di fare un'organizzazione, no. Amen. Il suo scopo non è di avere membri. Branham Tabernacolo ha 400 sedi, non lo so anche me. Andate a vedere ora Robert, hanno migliaia di sedi. Questa cosa è di vedere instaurata una vera relazione spirituale tra Dio e gli uomini, nella quale gli uomini diventano nuove creature in Cristo, ripieno di chi? Del suo spirito, e vivano secondo la sua parola. Ma veniamo e riceviamo lo spirito della Chiesa. Vogliamo diventare membri di Chiesa, vogliamo sopportare la Chiesa. No, noi non sopportiamo la Chiesa, non tifiamo per la Chiesa, ma tifiamo per la parola di Dio. Amen. Se la parola non viene predicata correttamente, facciamo le valigie, ognuno a casa sua. Corretto! Amen! Amen! Il mio padre dice, questa cosa è di vedere instaurata una vera relazione tra Dio e il pastore. È quello che è scritto lì. È scritto nella terra. Una relazione tra Dio e il pastore. No. Una relazione tra Dio e gli uomini. Tra Dio e gli uomini. Ogni uomo deve avere un rapporto con Dio. Ognuno deve conoscere Dio. Ognuno deve sapere chi è Dio. William Branham è entrato a casa di una donna. Ha detto alla sorella, prega tu per primo. La sorella ha pregato, Branham dice, se ho incontrato qualcuno che conosce Dio e sa parlare a Dio, è quella donna. Sapeva con chi stava parlando,
conosceva Dio in tutti i suoi particolari. E questo deve essere per ogni fratello, per ogni sorella. Una vera relazione spirituale tra Dio e gli uomini, nella quale gli uomini diventino nuove creature in Cristo, ripieno del suo spirito e viva secondo la sua parola. In questo momento io vorrei invitare, supplicare e ammonire tutti ad ascoltare la sua voce e a rendere completamente la vostra vita a lui, come anche io credo di cuore che ho dato il mio tutto a lui. Dio vi benedica e possa il suo ritorno rallegrare il vostro cuore. Ascoltatevi da Mario Braga, la statura di un uomo perfetto, paragrafo 172. Noi non edifichiamo alcuna organizzazione. Non sono qui stamane per edificare un'organizzazione. Cristo non ha mandato a edificare l'organizzazione. Cristo mi ha mandato per... Chi è Cristo ha mandato? Chi è che Cristo ha mandato per fare questo lavoro? William Marion Branham. Branham dice, Cristo mi ha mandato per edificare singoli alla statura di Gesù Cristo, affinché possano essere la persona assai attiva e il luogo di dimora dello Spirito, tramite la sua parola. Tramite la sua parola, vedete, si edifica l'individuo per quel luogo. Non edificare un'organizzazione per una denominazione più grande, ma edificare il singolo a figli e figlie di Dio. Ecco l'idea. L'idea è che tu diventa una figlia di Dio. E William Branham dice, un figlio di Dio che cos'è? Un figlio di Dio è Dio della pienezza. Amen. Se prendete mio figlio, se fate l'analisi di sangue, troverete le mie sostanze in lui. Tutto completo, tutto quello che è Dio è dei suoi figli. Amen. Se lo credete, vi gioco, sarete benedetti e mantenete il frutto. Ma se non lo credete, non lo mancherete. Ecco l'idea. L'idea qual è? È che Dio abita in te, che tu possa avere un rapporto con Lui, che tu possa parlare con Lui, che tu lo possa tenere nel tuo cuore. Amen. Che tu comunichi con Lui. Amen. Che Lui ti parla, che tu, quando tu balli, che sia Dio che balla in te. Amen. Quando tu salti, che sia Dio. William Branham dice, vedo l'operaio che esce la mattina, è Dio che esce per andare a lavorare. Questo è il più grande mistero che il mondo non ha mai conosciuto. Dov'è Dio? Ma non lo sanno che il piccolo operaio che passa con il suo, la sua borsa, è Dio che sta passando. Amen. Ti trascura, cerca un Dio nascosto da qualche parte. No, la risposta per il mondo è qui. È vero, corretto. Amen. Ma l'hanno trascurato, l'hanno buttato via. E ho sempre detto che quando hanno rigettato William Marion Branham, hanno fatto l'Organizzazione Mondiale della Salute e c'è più malattia ancora. E hanno detto, mi raccontavano l'altra volta, che fra un po' moriranno talmente gente di una malattia sconosciuta. Ho detto, ah, che lo mettono, che mettono questa malattia sconosciuta. Ma noi siamo qui e vivremo. Amen. Ecco l'idea, William Branham disse, si edifica l'individuo per quel luogo, non edificare un'organizzazione per una denominazione più grande. Non ne abbiamo bisogno. No, non ne abbiamo bisogno di una denominazione. Non abbiamo bisogno di un'organizzazione, ma abbiamo bisogno di un fratello. Amen. Che sia ripieno dello Spirito Santo. Amen. Un solo uomo. Sì, sì. Un solo uomo che può distruggere tutta una città. Mosè con un bastone in mano ha distrutto l'Egitto. Avete mai visto Mosè andato a comprare mercenari per dire venite con me? Ha preso il suo bastone e è arrivato in Egitto e ha detto sono venuto per distruggere l'Egitto. L'ha fatto o non l'ha fatto? Un solo uomo contro tutti, Elia contro tutti, tutti i predicatori del suo giorno,
e tu oggi appena un fratello ti insulta ti diventi così, no. Se tu hai la verità, anche se ti insultano, devi alzarti come Micaia e dire: quando correrai di casa in casa saprai che io ti ho detto la verità. Amen. Non edificare un'organizzazione per una denominazione più grande, ma edificare il singolo. Paolo ha preso Timoteo, l'ha edificato nella parola e l'ha mandato da sopra. Amen. È quello che vogliamo fare, fratello. Ha edificato singolo a figli e figlie di Dio. Ecco l'idea. L'idea che noi abbiamo e che io ho è che ognuno qui possa essere una figlia e un figlio di Dio. Se fratello vuole il lavoro, se qualcosa succede a casa tua, a sua, che la sorella Yolanda sia capace di mettere la mano sul bambino e parlare senza... Non so se mi seguite. Ognuno deve essere depositario della parola di Dio. Amen. Della potenza dello Spirito Santo. Amen. Ma mio marito come... No, sorella. Io voglio che il fratello porta sua moglie a questo. Amen. Ma che cosa dobbiamo fare? Il bambino, oh, una sorella in gamba dirà: ok, ho tutto sotto controllo, sono una figlia di Dio. E un po' della mano, il marito tornerà a casa. Sai che è successo quelle cose oggi? Cosa è successo? Così, così, ho imposto le mani, il bambino si è rialzato. E il marito che cosa dirà? Gloria a Dio. Amen. È quello che vogliamo, non delle sorelle che sono ripieno di chiacchiere, che passano tutta la giornata da WhatsApp a questo, a girare di qua. No, vogliamo la potenza di Dio. Amen. Che circola nelle vene del sangue. Amen. Corretto. È chiaro, fratello Fulgenzio. In modo che quando il fratello Fulgenzio è fuori, che la sorella non sia agitata, come devo fare, no? Tutto sotto controllo. Amen. Perché la Bibbia dice: le donne hanno riavuto i loro mariti che erano morti tramite la preghiera. Amen. Sì, sì. William Branham dice: ero fuori, una sorella è morta nella mia chiesa. Come sono state insegnate in queste cose, non hanno manco chiamato fratello Branham. Gli anziani sono andati, hanno imposto le mani alla sorella, la sorella è ritornata in vita. Amen. Non hanno chiamato fratello Branham. Amen. Branham ha avuto la testimonianza e è stato contento. Amen. Ecco l'idea, edificare il singolo. Il singolo, stiamo dicendo, edificare il singolo. E perché Cristo, Dio, ha investito un figlio per avere dei figli. Amen. Il più grande uomo da fare che Dio, il mondo abbia mai conosciuto è Dio stesso. Amen. Perché un uomo da fare che cosa fa, fratello Battino? Io prendo un nero, arrivo a quattro e comincio a fare affari e compro tutto a quattro. Non è così? Giusto? Amen. Dio ha preso un figlio e ha comprato tutta la terra. Alleluia. E qui ha messo un nero in borsa e ha comprato tutto. Il più grande uomo da fare che il mondo abbia conosciuto è questo. Dio ha investito un figlio e siamo qui. Alleluia. Amen. Corretto! È un figlio di Dio, è uguale al primo. Amen! Spiegavo ai miei figli: prendete il grano di mais. Se prendete il grano che mettete a terra, quando gli altri usciranno, saranno uguali al primo. Amen! Non c'è nessuna differenza. Io e il padre siamo uno. L'ha detto Gesù, anche Franklin lo può dire. E quando Dio vi dà un talento, perché il problema oggi che c'era un uomo nella Bibbia che ha dato dei talenti ai suoi servi. L'avete letto? La parabola del padrone che ha dato dei talenti. C'è uno che non ha investito il suo talento, l'ha messo sotto terra. Che cosa abbiamo fatto? Tu sei un servo inutile. Un investimento che non riporta niente, un uomo fallito. E Dio non vuole dei figli falliti. Amen. Questo uomo, alcuni le hanno dato 5 talenti e ne ha guadagnato altri 5. L'altro le hanno dato 2, ne hanno guadagnati altri 2. A uno le hanno detto 1,
ha detto ok, come io so che mio padre ha cominciato a ragionare, comincia a investire il talento prima, comincia a predicare la parola di Dio prima, comincia a dire a qualcuno Gesù Cristo. Fratello Roberto mi ha mandato un video di quella anziana, che Dio possa benedire il suo cuore. Amen. Amen. Nella rivelazione che aveva, credeva con tutto il suo cuore. Amen. E io l'ho preso, l'ho ascoltato, l'ho riascoltato. Ho detto quanto è importante che i giovani non hanno voce. Appena c'è un piccolo problema, il fratello fa così, io lo vengo qui in chiesa. La donna che cosa ha detto? No. Rimani là, non abbandonare, pregate affinché Dio possa togliere questo spirito e andate avanti. Amen. Una vecchia signora, magari è pentecostale, ma aveva la sincerità di quel giorno e io ho apprezzato il suo spirito. Ecco l'idea, edificare Sicco, edificare Marta, edificare Bruno, a che cosa? A figli e figlie di Dio. Amen. Affinché quando passa, che quando Satana ti vede arrivare, dice, qua non ce la facciamo, dobbiamo scappare. Ma voi lo sapete che siete grandi uomini. Amen. Voi siete la nuvola bianca. Amen. Siete la nuvola bianca di Dio. Voi stessi non lo sapete, Dio prende cura dei suoi figli. Amen. Vedete? Dunque l'idea è questa. Ora, fratello Brano, dici qualcosa su quel che abbiamo letto poco fa, Matteo 12. E lì ora iniziamo la nostra predicazione. L'unità di un Dio in una chiesa. Predicato il 21 dicembre 58, la sera. 82. Gesù dice, su questa roccia io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non prevarranno. Rivelazione spirituale e concetto spirituale. L'uomo guarda all'esterno, dice la scrittura, Dio guarda al cuore. Voi siete riempiti di qualcosa. Dovete essere riempiti di qualcosa per forza. Non potete dire io non ho niente, no. Siete riempiti di qualcosa. Potreste essere riempiti di dubbi. I vostri poveri cuori possono essere attraversati dal dubbio. Spero di no. I vostri cuori potrebbero essere riempiti di inquietudini e preoccupazioni. Può darsi che i vostri cuori siano pieni di guai. I cuori devono essere riempiti di qualcosa, per forza. Ok. Può darsi che tu sia pieno di religione. C'è chi è pieno di religione. E William Branham dice lo spirito più tosto che abbia mai incontrato sulla terra è lo spirito religioso. Lo spirito di adultero è facile da togliere. Lo spirito di bugia è facile da togliere, ma lo spirito tosto è lo spirito di religione. Amen. È tosto da togliere. Può darsi che tu sia pieno di religione, intellettuale, d'ottima teologia profumata, appartenendo alle grandi chiese esistenti da anni, e tu abbia posto fiducia per quanto ti è stato possibile. Fratello, fammelo dire. Tu potresti portare i membri a quella chiesa finché invecchi e muori e non farei altro che edificare un'altra torre di Babele. Tu puoi portare i membri di chiesa qui. Questo luogo può essere riempito. Che cosa facciamo? Siamo edificati la torre di Babele. Ma lo scopo, l'idea è edificare i fratelli e le sorelle all'immagine di chi? Di Cristo. Questo è l'idea. Filippo, quando ha incontrato l'eunuco etiope, che cosa gli ha fatto? Ha battezzato, ha detto ok, arrivederci,
perché era diventato un figlio di Dio. È andato, e la storia ha detto che quell'uomo non è mai più tornato a Gerusalemme. Puoi essere pieno di stordezza, puoi essere pieno di assurdità, tante assurdità, puoi essere pieno di qualsiasi cosa, ma non puoi stare vuoto, no. Tu vuoto non lo puoi stare, perché quando io o quando un fratello, una sorella, qualsiasi persona ti abbia incontrato sulla strada e ti ha predicato il Vangelo, gli spiriti sono usciti, vero? Magari tu fumavi la sigaretta, hai lasciato tante cose, quegli spiriti sono andati via. Ma Gesù disse, quegli spiriti vanno via. Lo leggo di nuovo, Matteo 12, 43. Ora, quando lo spirito immondo è uscito da un uomo, vada per luoghi aridi, va a cercare altri luoghi, cerca, vaga per luoghi aridi, cercando riposo e non lo trova. Sta cercando perché l'hanno cacciato via da un uomo. E va a cercare riposo. O sappiamo che il luogo di riposo di ogni spirito è sempre un uomo. L'abbiamo letto qui, fratello Branham dice nelle sette epoche che Dio, il suo luogo di riposo è l'uomo. E Satana pure vuole abitare nell'uomo. Sette epoche. Okay. Allora quello spirito vaga, cercando riposo e non lo trova. Allora disse, ritornerò nella mia casa da dove sono uscito. Dunque ritorna sempre. Non pensate che Satana vi lascia così. No. Ritorna, fratello. Ritorna per vedere se la casa, quando l'hanno sradicato di là, vuole vedere se la casa è sempre vuota o è già abitata. Se una casa popolare è troppo buona, qualcuno viene e entra. Prendete il naturale, è così anche con noi. E Gesù disse, allora disse, ritornerò nella mia casa da dove sono uscito, ma quando giunge la trova vuota, spezzata e ad ordine. Una casa pulita, ma vuota. Una casa vuota, se voi entrate in una casa vuota, che cosa troverete? Gli scarabagli? Amen! Le ragnatele? C'è quello uccello che non è manco uccello? Pipistrelli? Tutto, una casa vuota. Può essere pieno di qualsiasi cosa, ma non puoi essere vuoto. Tu non mi direi che sei vuoto là dove sei seduto. O tu c'è lo spirito di Dio o c'è lo spirito dell'inferno. Uno dei due. Nessuno può dire che è vuoto. Mi seguite? Vogliamo mettere la cosa più affinché ogni fratello, che ogni sorella può identificare se stesso. Dovete guardare nello specchio della parola per identificare lo spirito che è in voi. Perché Paolo ha detto, esaminate la vostra vita. Che cosa c'è dietro di te? Che cosa fai? Non puoi essere vuoto, sorella. Fratello, non puoi essere vuoto. C'è qualcuno dentro di te. Chi è? La Bibbia dice che tu non lo puoi. Puoi essere pieno di assurdità, puoi essere pieno di qualsiasi cosa, ma non puoi stare vuoto. La Bibbia dice che non lo puoi. Chi è dentro di te? Questa è una domanda che dovresti fare te stesso. Chi ti guida? Chi ti ispira? Anche comprando i vestiti che tu porti, chi ti ispira a comprare? Che spirito hai dietro? Perché ogni cosa c'è uno spirito. Dietro ogni cosa c'è uno spirito. Ogni cosa che facciamo c'è uno spirito. William Branham raccontavo qui una volta.
Grigor. Vogliamo sparare a tutti. Ma se tutti non devono morire, qualcuno doveva morire per tutti. Allora dico io, va bene, muoio per tutti i miei fratelli. E io esco, mi portano via, mi sparo. Tutti i fratelli che saranno qui diranno, ah, fratello Frank ha fatto un atto coraggioso. Non è così. Ma Dio non guarda secondo i uomini. Amen. Dio guarda la motivazione che era dietro. Yes. L'atto che ha fatto fratello Frank. Amen. Se l'atto era per darsi lui stesso gloria, è zero. Amen. Se l'atto che ha fatto è per dire affinché parlano di me, è zero. Amen. Non so se mi capite. È la motivazione di un padre e cuore. Sì. È per questo che dico che tutto quello che fate dovete vedere lo spirito che vi spinge a farlo. Se è uno spirito corretto, fatelo, ma se lo spirito è falso, lasciatelo da parte. Amen. Perché Dio guarda il cuore, la motivazione. Dio non guarda come i uomini, no. Amen. Dio non lo fa come lo facciamo noi. Ah, è un bravo fratello, ha fatto questo. Sì. Per gli uomini sì, ma per Dio no. Paragrafo 86, sempre nello stesso opuscolo. L'unità di un Dio nell'unica Chiesa. La Bibbia ha detto, quando lo spirito immondo è uscito da un uomo, egli cammina per luoghi aridi, cercando riposo, e poi torna con sette altri diavoli peggiori di lui. Come era lui? E l'ultima condizione di quell'uomo è 8 volte peggio di quello che era stato all'inizio. Prima aveva uno spirito solo, eh? Poi quello spirito va via. Magari un fratello gli ha predicato la parola. Quando ha ricevuto la parola, lo spirito di bugia, di fornicazione che aveva, è andato via ed è venuto in chiesa. Voi pensate che lo spirito lo lascia in pace? No, dice una cosa, ritorno per vedere Frank a che punto la casa è sempre vuota o è già abitata da un altro spirito. E quando ritorna vede che la casa non è abitata, allora dice, vado a chiamare altri 7 spiriti. Allora fanno 8. E vengono e abitano in me. E mi chiamano, dice, questo uomo è 8 volte peggiore di quello che era all'inizio. È ciò che accade a queste riunioni. Quando le persone vanno avanti nei risvegli e gli uomini sono condotti a un concetto intellettuale, lui se ne va e si unisce a qualche chiesa. Voi ricevete la parola, vi unite a una chiesa e si lascia andare soddisfatto. Tu diventi membro di chiesa soddisfatto. Oh, mi hanno predicato Gesù la pace. Oh, Gesù è bello, va bene, soddisfatto, va benissimo. Non c'è niente in tutta altra assurdità. Noi non dobbiamo avere. Il pastore dice, oh, tutto qui. Quello apparteneva a molto tempo fa, a un'altra epoca, e all'improvviso quel diavolo ritorna. Tu sei stato liberato da uno spirito, ti hanno portato in chiesa, sei diventato una buona sorella, hai allungato le gole, hai fatto crescere i capelli e tutti guardano l'esteriore. Che buon fratello, ma dentro. Qualcosa deve prendere posto di questo spirito. Il fratello che cosa viene? Diventa un membro di chiesa, ha delle sorelle come amiche, ha dei fratelli come amiche, vanno a mangiare insieme. No, questo non è l'obiettivo. L'obiettivo non è quello. No, non dico che non potete mangiare insieme a me, mi piace farlo. Ma l'obiettivo non è questo. L'obiettivo non è avere l'amicizia. No. L'obiettivo non è che, ah, ho delle fratelli, delle sorelle. No. Ma l'obiettivo è che quella persona deve diventare una figlia di Dio. Amen.
William Branham dice: oh, tutto qui, quello apparteneva a molto tempo fa, a un'altra epoca, e all'improvviso quel diavolo ritorna con altri 7 diavoli. Perché quando ritorna, vede che la casa è pulita. Ma che cosa hanno insegnato a questo fratello nuovo? Che cosa hanno insegnato a questa sorella nuova? Niente. Qualcosa deve prendere posto nello spirito che è andato via. Ma invece che sia così, che cosa ha raccolto quel fratello? Che cosa ha raccolto quella sorella? Questo qua. E lo spirito è riempito la sua anima. Mi seguite? Dobbiamo fare un po' di pulizia. E all'improvviso quel diavolo ritorna con 7 altri diavoli. E diventa un diavolo religioso. Sarà sempre in chiesa, le gonne lunghe, ma dentro di lei è pieno di ossa putrefatte. Il cancro. Ed è difficile. Quando William Rana dice: quando il cancro inizia, quando lo scoprono subito i medici in Italia, e si perde. Ma quando non lo scoprono subito e comincia a farlo troppo viaggio, a un certo momento dicono: non c'è più niente da fare, lo uccidiamo. Perché il cancro è questo. Lo portano sotto, come si chiama quella farella? Chemioterapia. I capelli cadono, alla fine muoiono tutti. Ma se scopriamo a fare subito, lo tagliamo. E chi ha il fratello qua? Quando qualcuno crede nella parola, non viene per un piatto di pasta, non viene per avere amicizia, ma affinché la parola possa essere stabilita nel suo cuore. Okay. E all'improvviso quel diavolo ritorna con 7 altri diavoli e diventa un diavolo religioso. Allora lui si è davvero riempito. Vedete, Gesù aveva incontrato quella donna, ne aveva 7. Maria di Magdalena ne aveva 7. Gesù ha dovuto far uscire 7 da lei. Allora, lui si è davvero riempito. Allora ha orgoglio e gelosia. E lui è persino arrabbiato con lo stesso Dio che scrisse la Bibbia. Guarda laggiù e disse: queste cose che faccio io, voi farete pure. E lui risponde: no, quella era per una prega. Tu vedi un fratello, è religioso, molto religioso, e tu gli dici: fratello Battino, io gli dico: fratello, sai che io e il padre siamo uno, ti guardo. Ma chi tu? È per un'altra epoca, è per Gesù, è solo per Gesù, non guardate. No, è anche per te, fratello. Amen. Se vedi qualcuno che ti dice che non è fattibile, ha lo spirito religioso, anche se nel messaggio. Anche se leggi gli opuscoli, è uno spirito religioso. Perché io e il padre siamo uno. Io e lui siamo uno. Se tu me lo dici, sì, io sono lui. E lui è me. Perché Paolo ha detto, l'ultimo nemico che sarà vinto, come si chiama? La morte. E quando la morte sarà vinto, anche il figlio lascerà il regno al padre, affinché il padre sia tutto in tutti. Dunque, quando tu vuoi vedere il padre, tu mi vedi, tu vedi questo, tu, tutti noi. E l'ultimo nemico è stato già vinto. Conoscete l'ultimo nemico che si chiama la morte? Lo conoscete? Il cavallo pallido. Perché quando i fratelli leggono anche l'ultimo nemico che si chiama la morte, aspettano che è la morte fisica. Gesù è morto fisicamente. Ma 30 anni più tardi Paolo scriverà che l'ultimo nemico che sarà vinto si chiama la morte. Quale morte? La morte fisica? No, la morte spirituale. Il cavaliere del quarto sigillo. E si chiama, come si chiama? La morte. Ed è lui, Branham l'ha vinto. E quando Branham l'ha vinto, la morte, allora il padre viene e sa, è tutto in tutti. Questo l'ha detto Paolo. Dunque, quando lo spirito, quella sorella o quel fratello diventa religioso, tu gli dici: io e il padre siamo uno. Non è vero, non può essere che io e il padre siamo uno.
Ah, ma come? Lo dice la fratello Branham. No, la sbagliata fratello Branham. Un profeta non sbaglia. Amen. Il giorno in cui tu vedi che un fratello ti dice che Branham ha sbagliato, dimentica. Corretto. L'unità, sempre nello stesso gusto. L'unità di un Dio, di un unico Dio nell'unica Chiesa. Dio vuole riempirvi. Perché vuole riempirvi? Di che cosa vuole riempirvi? Quando quello spirito va via, sorella Yolanda, quando lo spirito malvagio va via, qualcuno deve prendere il suo posto. Perché se qualcuno non prende il suo posto, lo spirito ritorna. E quando ritorna, vede che la casa è vuota, dice, c'è una casa popolare libera. Ora possiamo andare a abitare dentro, va a chiamare i suoi amici, venite, venite. Magari lui è spirito di bugia, dice, va a trovare uno di fornicazione, vieni con me. Tu che cosa fai, rubi, vieni con me. E chiama tutti quei spiriti in sé, lo seguono e vengono dentro. Si siedono e vedi la stessa persona che ruba, che fa la fornicazione, che mente, che beve, una sola persona, legione. Ma è un fratello che viene in chiesa, che si siede. E questo è molto difficile. Dunque, Brano dice, Dio vuole riempirvi. Perché vuole riempirvi? Di che cosa vuole riempirvi? Della teoria? No. Dio vuole riempirvi delle chiacchiere? No. Dio vuole riempirvi di mente per venire in chiesa ogni domenica e giovedì? No. Dio vuole riempirvi di se stesso. Amen. Lo Spirito Santo. Riempiti dello Spirito Santo. Amen. Quando Satana va via, qualcuno deve prendere il posto. Amen. Non rimanete vuoti, fratelli. Non rimanete vuoti. Gesù disse in Luca 24:49 che voi riceverete potenza di questo Spirito Santo, il quale verrà sopra voi. Allora voi vi sarete testimoni in Gerusalemme, Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Quando? Quando avete ricevuto la vostra laurea? E noi che non abbiamo studiato, come farete? La laurea non conta, perché Pietro non aveva la laurea. Quando avete visto di aver ricevuto una laurea in lettere? No. Quando avete ricevuto lo Spirito Santo, allora vi sarete testimoni in questa generazione, le generazioni a venire fino all'estremità della terra. E questo è lo scopo. Quando avete creduto in questo messaggio, avete detto, oh, io lo credo, siete stati battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo, vero? Poi che cosa è successo dopo? Pietro ha detto che dovete ricevere lo Spirito Santo. Ma lo Spirito Santo l'avete? L'avete? O siete rimasti vuoti? Ascoltate, fratello. No, lo prendo qui, scusatemi. Nell'opuscolo, l'imitazione del cristianesimo. L'imitazione del cristianesimo, fratello Branham dice questo. Ora, la Bibbia ha detto che quando lo spirito immondo è uscito di un uomo, egli va attorno per luoghi nuovi e ritorna. E quando il diavolo che una volta vi ha portato in fondo al vicolo, e quando ritorna e trova che il suo vecchio vicolo è stato cambiato, mai Dio ha mandato giù il suo grande bulldozer. Conoscete il bulldozer di Dio? Non conoscete il bulldozer di Dio? Ora vedete, il popolare non ce lo dirà. Sapete cosa ha fatto? Ha scavato il terreno.
Per fare la strada, che cosa ci vuole scavare? Con che cosa? Con un bulldozer. Quello si scava. Eh? Ok. A capovolto, sapete cosa ha fatto? Ha scavato il terreno. Ha capovolto le cose. Ne ha proprio fatto un scenario diverso. Eh? E oggi i scenari non cambiano nella vita degli altri o delle sorelle. Le vedi sempre la stessa persona, la stessa rabbia, lo stesso linguaggio. Ma quando avete, quando avete ricevuto lo Spirito Santo, il linguaggio cambia. Tutto viene trasfigurato. Quello che leggi, ascoltate, fratello, ha capovolto le cose, ne ha proprio fatto un scenario diverso. E quando il diavolo ritorna al suo vecchio piccolo di latta, dove una volta aveva lattine di birra dappertutto e carne sul tavolo e posti per le sigarette in tutta la casa e reviste Love Story, quello che è tutto, che cosa Satana ti faceva fare una volta? Guarda la tua vita, fratello, guarda la tua vita, sorella. Se Satana, se tu fai ancora queste cose, vuol dire che niente è successo. Anzi, sei peggiorato. Dove una volta aveva lattine di vino, dappertutto e tacche sul tavolo e posti per le sigarette in tutta la casa e riviste Love Story e tu, ritorna la tua spassata, decorata, alleluia, Dio ha mandato giù il suo bulldozer e ha messo tutto in ordine. Perché quando Dio ti prende, Dio mette tutto in ordine. Qui, Abraham dice, qui c'è il bulldozer, fratello. Ti confronti con questa, la spassa tutta, lo scava tutto e inizia a piantare il giardino. Vedete ora il giardino di Dio, il giardino dell'Eden. Il giardino, tu sei un giardino, fratello. Amen. Quando parliamo del giardino dell'Eden, il vero giardino dell'Eden sei te. Amen. Dove Dio ha perché Adamo era il giardino di Dio. Inizia a piantare il giardino e ritrova che lì una grande casa nuova, moderna, è stata costruita lì. Amen. Satana arriva, vede che la casa è qui, piantata, lavorata, ogni cosa bella, lo trova pulito. Dice, che bella casa è diventata questa casa. Com'è diventato fratello Franco, fratello Paolo, sorella Nazi? Ah, è pulita ora. Ora, quando vede la casa pulita, che cosa guarda ancora? Vuole vedere se la casa è abitata. Una casa si è costruita, hanno messo le porte, hanno messo le cose, se nessuno la viene ad aprire, prima o poi i barboni vengono a dormire dentro, lo sapete? Ah. Allora la casa è pulita, tutto bene, William Branham ha ragione. In tutto siamo noi, dobbiamo cambiare la nostra vita. Oggi le persone non vogliono lottare contro il peccato, lasciano ogni spazio, appena arriva qualcosa, ma alla fine, che soldati siete? Appena un piccolo spirito arriva, lo ingoiate, l'altro arriva, per venire la rabbia, tutta la rabbia veloce, arriva questo, una donna nuda che passa, oh, alla fine, che soldati siete, che cristiani siete? Alleluia. Siete come scuola Pasqua, scuola pasta? Ma anche la scuola pasta almeno ritiene la pasta. Ma qua passa tutto. Non deve passare niente. Amen. Perché la parola deve essere il registro di spirito. Come i fratelli e le sorelle non vogliono rispettare la parola deve essere rispettata. Se vedete un fratello che si batte sempre la testa contro il muro, sapete che ha insultato le glorie. E quando diciamo che ha insultato la gloria, ha insultato un fratello o una sorella. E il problema inizia. Una casa, una grande casa nuova, moderna, è stata costruita lì a me. Lo Spirito Santo è venuto ad abitare. Quando lo Spirito Santo abita nella casa, Satana guarda e dice,
fatta, non posso. Eh? E lo Spirito Santo ha preso il posto della latina divina. Quando lo Spirito Santo viene e prende il posto della latina divina, il fratello Branham ha bussato sul pulpito due volte. La Bibbia ha preso il posto della lettura del tempo moderno. Oh, devo leggere questa rivista che parla di chi? Di Madonna. Madonna è una donna che non si è mai sposata. Ha cambiato 30.000 mariti. E tu vuoi leggere la tua storia? Non ereditavi benefici. Ma se vuoi avere benefici, leggi la storia della tua sorella Sara. Leggi la storia di Ali. Leggi la storia di Abramo. Leggi la storia di fratello Branham. Questo ti ricava benefici. La Bibbia ha preso il posto della letteratura del tempo moderno. Lo Spirito di Dio ha preso il posto della teologia moderna. La riunione di preghiera è ritornata nella casa. Ci sono delle case in cui non si prega manco più. Papà si alza, boom. Mamma si alza, boom. I bambini, boom, ognuno per la sua strada. Le vedi tutti intorno al tavolo, ognuno con il suo smartphone. Non cantano insieme, non pregano insieme, non leggono la parola insieme. È una vergogna. Corretto, amen. Amen. William Branham ha detto, non dimenticate mai la preghiera in famiglia. Amen. Amen. Quante persone pregano qui in famiglia? Alzate le mani, voglio vedere. Ah, ok, facciamo un po'. Sei contento, fratello? Un po' contento, sì. Amen! No, perché il profeta lo chiede. Alleluia, amen! Se qualcuno non lo fa, deve la vedersi. Amen! Amen! Perché le riunioni di preghiera devono ritornare. Amen! Gloria a Dio. Okay. Un fratello deve sedersi intorno al tavolo la mattina, aprire la Bibbia, chiamare la moglie, chiamare i bambini, leggiamo la Bibbia. Amen. Insieme. È vero, fratello. O ti mette un nastro e ascolta in famiglia. Amen. E ricapa la sorella di aspetta, ferma il nastro. Ho trovato questo che è una benedizione. E lo condivide con suo marito o con i figli. Amen. Questo si chiama una casa santa. Amen. Lo Spirito di Dio ha preso il posto della teologia moderna. La riunione di preghiera è ritornata dalla casa. Quando lo Spirito Santo è entrato, tutte le altre cose sono uscite. Ma se lo Spirito Santo non entra e non prende il posto, sapete che cosa succede? Prima o poi Satana ti tocca. E come cantavi prima, ti togli anche quel cantico, poco che arrivi. Ti metti tanti pensieri. Ah, non c'è il lavoro, che cosa devo fare? Gesù ha detto nella Bibbia, fratelli, credete voi nella parola? Credete voi nella Bibbia? Gesù ha detto, non vi preoccupate di domani, se li dai pari all'uccello che vola, quanto di più tu che sei il tuo figlio? Alleluia. Gesù è stato chiaro! Lo Spirito deve entrare, non rimanete vuoti. Amen. Se rimanete vuoti, tanto non potete anche rimanere vuoti, perché a Dio non piace che il posto sia vuoto. Qualcosa deve abitare in questo luogo. O la casa è abitata da qualcuno di normale, o domani vengono ad abitare i baboni dentro e vengono a fare le parti, i drogati, le vedete sempre lì nella casa. C'è un magazzino sulla strada di Alessandria, era un supermercato. Vuoto, un giorno devo andare a lavoro, a lavorare con Alessandro, hanno bloccato la strada perché tutti i delinquenti dell'Italia, della Francia, della Germania ci sono dati appuntamenti lì per fumare la droga e ascoltare le reti. Perché era un posto vuoto. E c'era un ragazzo con me, ha detto, se non avevano messo i carabinieri qui andrò a bruciare qualcosa. Avete capito? Perché è così. Una casa abbandonata viene abitato. Una casa non può essere mai vuota. Se Cristo è te, William Branham dice, qualcuno dirà, ma hai lo Spirito Santo? William Branham dice, volete sapere se qualcuno ha lo Spirito Santo? Parla con lui un minuto.
e tu saprai se hai lo Spirito Santo. Non abbiamo bisogno di tante cose. Un minuto di parlare con un fratello o con una sorella, tu riuscirai a capire se hai lo Spirito Santo o no. Non rimanete vuoti. Non va bene che qualcosa occupa la tua vita. Amen. Che la parola di Dio sia lì. Se tu non hai tempo di leggere, canta. Se tu non vuoi cantare, preghi. Paolo ha detto, pregate in ogni luogo alzando le mani. È nella Bibbia. E la parola di Dio è eterna. Amen. William Branham dice, quando lasceremo la terra e attraverseremo il Giordano, allora diremo, arrivederci, i momenti gloriosi di preghiera. Ma finché tu sei qui, devi pregare. Amen. È chiaro? Amen. Non dovete rimanere fuori. E vi prego, se voi stessi predicate la parola a quello e che la persona crede, dovete continuare l'opera. A portare la persona a amare la parola. Portate la persona a amare la parola. L'unica cosa che vogliamo è la persona ama la parola e vedete che il problema è risolto. Ok, voglio leggere qualcosa qui per concludere. Qui il fratello Branham dice questo. E Branham che dice qualcosa qui, vedete un po'. Per tirare solo la nostra attenzione su questo. L'altra sera, quando avete visto sul giornale, un mio cugino che era farmacista o dottore a Louisville. Quando è sceso al suo lavoro ed è arrivato a casa, si è messo giù per cenare e ha chiesto a sua moglie di portargli una lancia. Si è irrigidito ed è morto per un infarto. È tornato a casa, ha chiesto alla moglie, portami una lancia, si è seduto, è morto per un infarto. Ebrano dice, si chiama Raymond Branham. Il suo fratello George, miei cugini di sangue entrambi, i figli del fratello di mio padre, è andato a vedere suo fratello. È morto, è andato a vedere chi è morto. E per la strada, ritornando, 5 minuti dopo aver lasciato suo fratello, hanno notato la macchina muoversi da una parte all'altra, rallentando. E hanno visto un uomo piegarsi sul sedile ed è morto di infarto. Fratello, sorella, io non so che cosa può succedere domani. Certo. Non so che cosa succederà quando usciremo di qui. Sì, sì. Ma io voglio dire qualcosa. Che chi è dentro di te? Ce la farei attraversare il fiume. Ci incontreremo un giorno. Perché? Ma magari non ci vedremo più. Ma non sarebbe bello che ci incontri. Io non lo sto dicendo per la parte umana. Non mi interessa. Ma quello che conta è che dall'altra parte possiamo stringersi un po' con la mano. Che non sia una cosa in vano che stiamo facendo qui. Amen. Ma che sia realmente sincero. Amen. Non so se mi capite. Amen. Che sia qualcosa di vero. William Branham dice, se tu vuoi fare il falso, fare il vero falso. Se tu vuoi fare il barbone, ha detto barbone, no? Sì. Sia un vero barbone. Ma se tu vuoi essere un cristiano, voglio essere vero. Vedi, è tornato da lavoro, ha chiesto una lancia. Non sai quando e che la cosa avverrà. E per questo che tiriamo la vostra attenzione. In questo mondo malvagio, in questa generazione malvagia, che cosa succede? Come vivi? Che cosa fai con la parola di Dio, con il messaggio dell'oro, con questo oro? Amen. La Bibbia ha detto che un uomo cercava un tesoro e l'ha trovato.
che cosa ha fatto quell'uomo? Ha venduto tutto quello che ha. Dunque ha venduto menzogne, prostituzione, fornicazione, le brutte compagnie, ha venduto tutto e è venuto a comprare quel terreno. Perché su quel terreno c'è una perla. Gloria a Dio! Dunque per avere questo terreno devi vendere tutto quello che c'è, la tua ricchezza. Amen. C'è un uomo che ha trovato un terreno dove c'era l'oro, perla, dove c'era divinità. Il giovane ricco ha trovato la terra di Gesù dove c'era divinità. Ha chiesto a Gesù: come posso fare? Gesù ha detto: vai a vendere tutto quello che c'hai. Ma era pieno di ricchezza. Non ha potuto seguire Gesù. Ma spero che tu riesci a vendere tutto quello che ti dà fastidio, vero? Dovete venderlo, fratello. William Branham dice: non c'è un sacrificio. Leggevo l'opuscolo, la chiesa è la sua condizione. William Branham dice: vado a fare le riunioni nelle montagne, ci sono quei popoli che vengono, fanno 50 km addosso di cavallo, attraversando la neve, e non hanno soldi, vengono latte e il cavallo per poter fare viaggio insieme, per venire a adorare. E William Branham dice: non puoi avere benefici, niente, se non ti costa qualcosa. Ma oggi vogliamo avere tutto facile? No. I nostri padri hanno sofferto e anche noi dobbiamo soffrire. Dunque ha chiesto l'arancia, si è seduto ed è morto. Il suo fratello è venuto a trovarlo, tornava a casa, è morto. Se non era morto. In un altro, fratello Brano aveva un cugino e ha visto fratello Brano, ma fratello Brano gli ha detto: voleva rubare la benzina e voleva toccare la benzina. Brano gli ha detto: no, non devi fare la benzina, te lo faccio io, ma c'è una commissione per te. Vai a casa, vai a dire al marito di mia zia che l'ho visto, digli di ravvedersi e di fare il battesimo nel nome di Gesù Cristo, perché prima di domani mattina morirà. E questo ragazzo qua, dopo che Branham gli ha fatto la benzina, è andato a trovare il marito della zia di fratello Branham, ha detto: guarda che Billy mi ha detto che tu devi ravvederti, io ti devo dire quello che lui mi ha detto. Se tu non ti ravvedi e fare il battesimo nel nome di Gesù Cristo, domani mattina morirai. Ha detto: ah, Branham, Billy racconta troppe cose, non bene, io non faccio niente. Il suo biglietto era pronto, non lo so. Ma ognuno deve sapere a che punto è. A noi ci piacciono i misteri quando le predichiamo. Amen. Ma se saltiamo per i misteri, se la nostra vita non è corretta, a che cosa ciò per i misteri? Se la tua vita, Gesù ha detto, la tua vita deve essere sale e attirare altri. Ma tu non sai manco più il sale. Gesù ha detto: se il sale perde il suo sapore, non serve a niente. Che cosa fanno? Lo buttano in coscia. Non so se tu, la tua vita è un profumo per attirare qualcuno a Cristo. Non rimanete vuoti, fratello. Che qualcosa possa prendere il posto. Che qualcuno possa occupare quella casa. Che qualcuno possa entrare in te. Che Dio vi benedica. Amen. Ah, so.